Ah, sembra molto buono questo terreno. Vieni, vieni avanti, San Paolo. Sentite un po', quanta gente ci può stare qua dentro? Ah, 400 posti a sedere, poi in piedi. Le conosce. Buongiorno. Guarda chi c'è, Ciufile! Avete fatto benissimo a prenderlo. In un circo c'è bisogno di animali. Scherzo, lo sai che scherzo sempre. Vuoi la cicca? Ah no, ce l'hai già. Veramente, devo dire che è un grande artista. E poi, che varietà di programmi. Dovresti fare... Ah sì, quello della catena. È un gran pezzo che non lo fai più. Senti, voglio darti un consiglio d'amico a te. Non parlare mai. Non parlare mai con me. Altrimenti va a finire molto male. Guarda, chiaro? Però che io... Ma io scherzavo solo. Eh? Perché te la prendo? Io te l'ho detto, eh? Ehi! Madame? Ci vuole la forza di due paia di buoi. Forse non siete tutti professori, ma una qualunque persona intelligente capisce che ci vogliono tre cose. Polmoni sani, costole d'acciaio e forza sovrumana. Che viene da? Se c'è qualche persona delicata tra il pubblico, la consiglio di non guardare. Il tamburo suonerà tre volte. Signora Gelsomina, prego. Zampano, scusa, sai, ti vogliono al telefono. Bastardo! Svegli, sei andiamo che tocca voi altro, Simo, svegli. Togli avanti insieme, sotto, sotto. Calmevi, Zampano, adesso ci parlo io a quel lazzarone. Dov'è, io l'ammazzo. No, la faccio passare io per sempre la voglia di ridere. Serrandomo! Perché quello ce l'ha con voi? Che ne so? Gli avete fatto qualcosa?
Niente, non gli ho mai fatto niente io. È lui che non fa che sfruttermi. Ma viene il giorno che le paga tutte. Ma chi è? Un bastardo figlio di una zingara, ecco chi è. Ma è molto tempo che lo conoscete. Anche troppo. Lo conosceva anche la Rosa, eh? Senti, lui non sa niente, né di Rosa né di me. Niente. Ma non voglio più sentirne parlare. Ma viene a letto che ho solo. Ah, eccola qui, guarda come cammina. Che v'ho detto, eh? Proprio la faccia che ci vuole, vedete? Prendi questa. Vieni, 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 vieni. Mettilo giù, che ho tanta pazienza. Io lo facevo sempre questo numero quando avevo la ragazza, è andato sempre benissimo. Dunque, sta a sentire. Brava, Gelsomina, lavora con noi, lavora fila, con fila, noi. Fila, fila, fila. Avanti, prova a suonare. Forza. Oh, magnifico! Ma sai che hai tanta disposizione? Ora cerca di capire bene. Io suono il violino e quando senti che faccio così, tu m'arrivi di dietro, zitta, zitta fino laggiù e suoni la tromba proprio come hai fatto adesso. Hai capito? Allora proviamo. Non posso. Perché? Zampanò non vuole. Avete sentito? Che poi dite che la colpa è mia. Dove sei io, Zampanò? Vai a chiamarlo, che parlo mi, ci parlo io. Non c'è, è andato in città. E va bene, ci parlerò dopo. Che paura che ti ganno in maniera amica. Qua siamo tutti una famiglia, sei ora tutti quanti insieme. Tutto quello che ti impari, se tanto le guadagna. Allora ricordati quando sono arrivato qui, eh? Capito? Mm. Ma hai capito sul serio? Allora attenta. Signore e signori. Io vado ora a suonare per voi una canzone molto, molto triste. Andiamo, suona. Ma prima, Sempia! Bravissima, molto bene. Si vede che a stare con Zampanò si diventa anche intelligenti. Non devi aspettare che abbia finito, devi interrompermi! E poi ti ho detto di venire qui a suonare dove sto io, grulla. Adesso proviamo un'altra volta. Avanti. Hai visto? Va benissimo. Ora, Gelsomina, questo noi lo rifacciamo tre volte. Dopodiché io faccio un giro intorno alla pista e tu mi vieni dietro suonando insieme a me. Hai capito? Guarda come devi fare. Devi mettere un dito qui e quest'altro qui. E poi basta che soffi. Prova un po'. Brava, Gelsomina! Allora, vienimi dietro. Un, due. Cosa che sei, Zampanò? Già stai lavorando, io ho godito mi. Lei lavora solo con me. Zon zon. Scusate, ma non vi capisco. Io vi ho cercato, eravate in città, se no ve lo avrei detto prima. Cosa che siete mai? Se lavora tutti quanti insieme. Con quello lì non lavora. Zon zon. Senti, tu la piaccia. Ah, io con te non parlo, eh. L'ha detto te che non devo parlare e io non parlo. Gelsomina, va di là da mia moglie, adesso che parlo mi. Ma voi. Stai qui. Quello che deve fare lei ce lo dico io. Ma se io dico che non ci deve lavorare con quel vagabondo, tu non ci devi lavorare. Ma perché? Perché io voglio così. Perché voglio così?
E se ti vedo un'altra volta vicino a questi due... Zampano! Zampano, e se lo stavi matto! Goffredo, Nazareno, fermi chi si compa! Corri, fa presto, Paolo, qui sei una bestia! Maledetti sti vagabondi singari! Zampano! E che è il corteo! Sta buona, Gelsomina! Adesso gli inferma! Maria Vergine Benedetta! No! No! Ehi! State attenti! C'è il coltello! Il primo che mi viene vicino l'ammazzo. Apri la porta! Vieni fuori! Dopo no! Vieni fuori! Apri! State indietro! 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 Che succede qua dietro? Niente, niente. Ehi, tu! Butta giù quel coltello! Il circo giraffa, una figura simile non l'ha mai fatta nessun, ciapa! I carabinieri qua dentro portano via gente con le mani e non che sarà mai venuto! Ma è stato quello là! Mico la giustizia! Non ho mai avuto niente da spartire! E dove ti vuole andare adesso? Prende con noi altri! Quando uscirà ti verrà a cercare lui! Ma sì, a si o star, Benedita! Tanto se meglio perderlo che trovarlo, quella! Ma cosa vuoi sto far così sola? Qual manco un tocco de panne, sei sicuro? Ma la moto! La porteremo dai carabinieri che pensano a loro di andargela! Tu, Gelsomina, vieni con noi altri! Io dove do? Con me, vieni che ti faccio vedere, che se posso perdone a mia carovana! Muovite, Mara! Dai, andiamo, che sei tutto da spostare, hai quattro che sei il camion! E ti fa come che te parla. Se ti vuole venire, vieni. Se ti vuole aspettare, lo spio. Ma con gli altri non la vai più. Né uno e quell'altro. Mai più. Mai a quel del nome.